Ciao, non è stato l'ultimo video dell'anno. Quello di ieri l'avevo dichiarato tale, ma alla fine ha vinto la mia voglia di parlarvi ancora davanti alla telecamera della Juventus e di tutti i miei pensieri. Quello che vedete in questa settimana è un Luca un pochino diverso, perché comunque sono in ferie e non ci sono notizie di calcio vere e proprie, dato che anche la Juventus, se vogliamo, tra virgolette, in ferie. I ragazzi hanno ripreso ad allenarsi in vista della prossima partita del 3 di gennaio, ma a tutti gli effetti non ci sono ancora in programma gare in questo momento, quindi siamo un po' tutti fermi e possiamo rilassarci tutti insieme, anche con video più leggeri. Prima di iniziare questo video, però, vi invito a passare qui sotto in descrizione e a osservare che c'è un link, anzi ci sono due link. Il primo è per scaricare OneFootball, fatelo assolutamente per avere OneFootball sui vostri telefoni in avvicinamento al ritorno della Serie A e a tutto il calciomercato, che in questo momento è parte centrale di tutta la vicenda calcistica mondiale, perché un po' dappertutto non si gioca e quindi il calciomercato è quello che tiene banco su tutto. Ne abbiamo parlato ieri di Rovella, tra virgolette. Cioè, qui sopra nelle schede ci sono i link dei video in questione, ma c'è anche il video di Davom. Video di Davom che è uscito questa mattina, è molto corto. Prima di vedere questo video è necessario vedere quell'altro, vi spiego anche perché. Quindi mettete in pausa questo video se non avete ancora visto il video di Davom e io vi attendo qua. Conto fino a 3 in modo che possiate fare tutto. 1, 2, 3. Fatto? L'avete visto? Ottimo. Se avete visto il video di Davom e avete ripreso la visione di questo, sarete galvanizzati letteralmente, avrete i brividi, avrete le lacrime, avrete veramente un'adrenalina in corpo pazzesca e la voglia di dire ancora una volta forza Juve, di vedere ancora una volta la Juve giocare. Credo che Davom si sia superato ancora una volta, questa volta insieme a me, a Kinoshi, a Colpo Gobbo, a Gianni Balzarini, quindi personaggi influenti sul web lato Juventus, su YouTube lato Juventus. Quindi sono molto contento di quello che siamo riusciti a fare. Davom ha avuto questa splendida idea e credo che sia riuscito a organizzarla nel migliore dei modi, quindi complimentoni a lui, davvero complimenti. E il titolo di questo video è Crediamoci. Bene, mentre aspettavamo la premiere, nella chat del video qualcuno mi ha chiesto: ci credi allo scudetto? Ci credete allo scudetto? Ho fatto questa domanda. E da quella domanda, che è tanto semplice, a crediamoci e il video che ha fatto Davom e le emozioni che ci ha passato Davom, diventa complicato. Ora cerchiamo di fare un ragionamento quanto più oggettivo possibile. La Juventus è lontana in classifica. La Juventus deve rincorrere, ha una decina di punti da recuperare, ha le gare col Napoli, col Milan, con l'Inter a giocare tutte in questo blocco, tutte a gennaio, quindi appena ripartiamo non ci prendiamo più. Questo gennaio sarà veramente il mese decisivo per farci capire che cosa accadrà. Infatti a me fa ridere un po' pensare che tanti considerano questo calciomercato il momento clou dell'anno in cui vai a comprare quei giocatori che ti rivoluzionano completamente la stagione. La stagione l'abbiamo già messa in maniera difficile in queste partite. Abbiamo lasciato tantissimi punti per strada tra Lazio, Crotone, Benevento, Hellas Verona, Atalanta, ce ne sono state veramente tantissime, la Fiorentina. Sono stati veramente tanti punti abbandonati e buttati un po' così. Siamo anche in ritardo sulla tabella di marcia rispetto allo scorso anno, abbiamo meno punti rispetto alla Juve di Sarri giunti a questo momento. E c'è il Milan che è squadra e c'è l'Inter che non è squadra ma fa risultato e vince, e sappiamo benissimo quanto sia importante fare punti anche giocando male. Noi degli scudetti, un paio di scudetti veramente risultatisti li abbiamo vinti, abbiamo esultato perché è giusto esultare quando si vince. E quando in questo momento non si vince, cosa bisogna fare? La risposta è il titolo del video di Davom, crediamoci. Più che altro io voglio anche essere quanto più oggettivo possibile, quanto più sincero possibile. Questo è un sinceramente. Io credo che si farà molta fatica a vincere questo scudetto. Crediamoci è un discorso. Essere convinti di vincere questo scudetto è un altro. Io ci credo, perché allo scudetto ci credo. E so che la Juve ha la possibilità di recuperarli questi punti già in gennaio, perché vincendo tutti gli scontri diretti vai un po' a mettere una pezza, una tappa su quei punti che avevi lasciato indietro, quindi vai a coprire quella prima parte di stagione non proprio eccellente. So anche che vincere tutti questi scontri diretti però non sarà molto facile, perché ci sono delle squadre agguerrite, perché gli altri 9 anni che non vincono e ci vedono vincere, e quando in questo momento sento un po' l'odore del sangue di una Juventus giù, abbattuta, in difficoltà,
probabilmente vorranno provare a darci il colpo di grazia. È obbligo da parte loro dare il colpo di grazia. E questo rende ancora tutto più interessante ed eccitante per quanto mi riguarda. Io sono veramente gasatissimo l'idea di godermi, di mangiarmi un gennaio pieno di partite super decisive in chiave scudetto, robe che non succedevano da un po', non succedeva da un po'. L'anno scorso è stato un assaggio di quello che ci aspettava, perché noi abbiamo preso Cristiano Ronaldo nel nostro top storico, dove avevamo dato lezioni di calcio a Cristiano Ronaldo a Bernabeu, e soltanto gli ultimissimi minuti di partita ci hanno condannato a venire a casa. Forse lì Cristiano si è convinto veramente che la Juve poteva essere il club del suo futuro. E da quel momento al top, dopo due finali di Champions, due eliminazioni un po' così, arriva anche Cristiano Ronaldo. Tutti ci aspettavamo il definitivo passo in avanti, invece è stato un passo indietro. Perché quei cicli che ci avevamo portato là, in vetta al mondo, andavano finendo, andavano verso la fine. E la Juventus giustamente ha avuto l'idea, magari con un anno di ritardo, un anno e mezzo di ritardo, un paio di anni di ritardo, questo non ve lo so dire, ma di ricominciarlo, un ciclo. Addio prima Pirlo, Vidal, Pogba, Marchisio, anche se vogliamo, Tevez, Llorente, tutta questa gente qua. Poi se n'è andato Higuain, anche se poi è ritornato. Se ne sono andati Mario Mandzukic, tutti quei giocatori che ci avevano trascinato nell'altra parte. Pjanic quest'anno, adesso se ne andrà Khedira. Dani Alves, che è durato soltanto un anno. Insomma, tutti i giocatori che comunque sono stati super indispensabili nella cavalcata Matuidi in questi ultimi anni. Ora siamo a un punto a capo. Abbiamo provato a cambiare guida tecnica, da Allegri a Sarri, da Sarri a Pirlo, e siamo ancora una volta a un punto zero. Ma è come questa volta siamo a un punto zero. Quest'anno abbiamo puntato tantissimo sui giovani. Chiesa, McKennie, Arthur. Guardate, sono proprio Kulusevski. Morata, che non è giovane, ma nemmeno vecchio. Forze fresche. Forze fresche per ricominciare e riforgiare un ciclo. Perché 9 anni di vittorie, in 9 anni di vittorie ci sono 9 anni in più sulla carta d'identità di tutti i giocatori. E pensare che Buffon è ancora qui, Chiellini è ancora qui, Bonucci è ancora qui. Sono gli ultimi baluardi, gli ultimi simboli di quella Juve che è stata e che non sarà più. Perché il tempo passa per tutti, una decade. Buffon è lì da sempre. È lì da sempre. Quando ho iniziato a guardare la Juventus, Buffon era già lì, ed era già lì da una decina d'anni. No, una decina d'anni no, ma 4, 5, 6, 7 anni, adesso non so bene, non riesco a fare il conto a memoria, ma era già lì da un pezzo. Era già un simbolo della Juventus, ed è andato in Serie B per la Juventus, da campione del mondo, da portiere più forte del mondo, da potenziale pallone d'oro, ed è ancora qui, nella buona e nella cattiva sorte. Se non ci ha creduto Buffon, non so chi possa mai averci creduto, nella storia della Juventus. Forse Buffon è quello che ci ha veramente creduto sempre di più di tutti, insieme a Del Piero, a Nedved, a Trezeguet, a Camoranesi, e sto tenendo in ballo dei mostri sacri per farvi vedere che loro ci hanno creduto nel momento più buio della storia della Juve. E quindi è nostro dovere probabilmente crederci anche a meno 10 in Serie A con un Milan e un Inter che sì, sono buone squadre, ma non sono niente di eccezionale rispetto a quello che abbiamo fatto in questi anni. Oh, ne abbiamo 29 di fila, dobbiamo andare a vincere il decimo. È difficile, è ancora più bello, è ancora più emozionante. Quindi Juventus, cosa voglio da questo 2021? Non tanto lo scudetto, che ovviamente è quello che mi preme, è una cosa che mi preme tantissimo, perché veramente la gioia di vincere il primo scudetto per me è stata indescrivibile e probabilmente irripetibile. Si potrà ripetere soltanto con la Champions, che non ho mai visto vincere la Juve, e nemmeno questa chiedo la Juve di quest'anno. Chiedo continuità nel progetto. Mi va bene ricominciare come abbiamo fatto, mi va bene continuare sui giovani, mi va bene investire anche su Pirlo, nelle idee di Pirlo, mi va bene, mi va tutto bene. E mi va bene anche continuare con Rovella e con Reynolds, che io mai ho visto giocare nella mia vita, non ho idea di chi siano, non posso dare giudizi, posso soltanto riportarvi le parole. Oggi live su Twitch andremo a vederci un po' di giocate di questi giocatori per farci almeno una minima idea di chi sono. Io chiedo questo alla Juventus: coraggio, ambizione. Perché se non si riparte dai giovani, se non si torna a investire sui giovani, non si va da nessuna parte. E quindi la Juventus ha sicuramente preso la strada giusta. Ora bisognerà essere bravi a capire se quei giovani sui quali abbiamo investito, quelli che abbiamo comprato, quelli che siamo in procinto di acquistare, quelli che potrebbero poi arrivare un domani, quelli sono in grado di riforgiare la Juventus.
perché non è facile andare a trovare dei giocatori di caratura internazionale quando sono giovani e pagarli poco. Quindi brava Juve, che magari già in questo mercato invernale vuoi provare ad allestire la squadra del domani, a fare dei colpi in prospettiva. Bravissima, perché questo calciomercato non è fatto per potenziarci nell'immediato, perché le partite che abbiamo in questo mese bisogna essere pronti a giocarle in questo mese, oggi, adesso. Non è che possiamo prendere uno e dire beh, ci vuole un po' per inserirlo, ci vuole un po' per... No, se lo scudetto lo vuoi vincere, lo devi vincere oggi, a gennaio, in questi giorni, da... sono le... è mezzogiorno, tra 12 ore e 2021. Quindi tanti auguri a voi, non fatevi influenzare da questo calciomercato, cerchiamo di ragionare sempre in prospettiva, perché anche l'Inter del triplete ha vinto tutto un anno e poi è scomparsa e l'Inter non ha più vinto niente. Noi 10 anni che vinciamo, è 10 anni che vinciamo. E io voglio vincere 9 anni che vinciamo. Voglio vincere il 10° e voglio vincere altri 10. E per far questo bisogna soltanto fidarsi di chi sa come rifondare e fidarsi di chi ha il coraggio di rifondare. Quindi è complicato, sì, è difficilissimo. Ma ci credo, ci crediamo. Nel caso di sconfitta, applauderemo gli altri. Diremo bravi agli altri, cosa che a noi non hanno mai fatto. Ma anche questo è segno di essere superiori. E semplicemente ci riproveremo l'anno prossimo. Perché lo sport è questo, nello sport bisogna dare tutto se stessi, se poi si vince tanta roba, se si perde bravi gli altri. Concetto di sport che da 9 anni a questa parte in Italia è un po' passato in sordina, o comunque quando vince una squadra in particolare è un po' passato in sordina, quando vinca gli altri, che ne so, la Supercoppa, la Coppa Italia, lì no, lì ha vinto bello sport, lì hanno vinto quelli bravi, quelli forti e quelli onesti. Quando vincono invece... i piemontesi con la maglia bianconera. Vabbè, facciamo in modo che queste persone possano ancora una volta ricadere nei loro ragionamenti contorti, nei loro errori. Noi siamo fieri della nostra Juventus, assolutamente sì. In 9 anni ha fatto qualsiasi cosa. E adesso vediamo che cosa ci aspetta. 2021, tocca a te. Auguri ragazzi, ci vediamo presto.